Beh, Poracci, che dire, questo era facile. Moss batte tutti sul tempo, mentre la risposta più bella... Stavolta è difficile scegliere, le metto tutte. Ma, per l'abbinamento nickname più risposta assurda, per me, non drogatevi, con Digimon vince qualsiasi cosa. Ok, tutto molto bello, ma questo non lo riconoscete di sicuro. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche se non ho ricevuto nessuna nomination ai The Game Awards. Il TG Poro ovviamente si meriterebbe almeno un premio nella categoria puntata ricchissima, perché quella di oggi è semplicemente... assurda. Oggi guarderemo insieme la lista dei possibili GOTY 2021 e voglio sapere la vostra. Faremo un recap dell'evento Xbox che c'è stato ieri per festeggiare i 20 anni del brand e passeremo in rassegna gli ultimi dati di vendita di Switch forniti proprio da Doug Bowser e anche la possibile perdita di un'esclusiva di peso. Ma non solo. Lo sapete però che il 100% degli utenti che non guardano i miei video non lasciano neanche like? Ma io... come posso conquistare YouTube Italia con un esercito del genere? Su, vi dovete impegnare di più, lasciate un like e iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche. Poi, se siete interessati, in descrizione trovate un link al Poreon, il Patreon dei Poracci, che decidono di finanziare direttamente la realizzazione di questi video. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo e continuiamo a parlare della GTA Trilogy, perché la situazione continua ad evolversi e a prendere le redini della... del progetto ci stanno pensando i modder. Mentre aspettiamo un qualche tipo di patch che sistemi lo stato increscioso in cui si trova attualmente la trilogia di Grand Theft Auto, gli appassionati di GTA hanno preso in mano la situazione aprendo un subreddit dedicato alle mod del titolo che già conta più di 1600 iscritti. Qui non solo ci sono tutorial su come estrarre i file per moddare il gioco, ma già i primi risultati concreti, come la patch che aggiusta il problema della pioggia e i primi tentativi di sbloccare la modalità in prima persona all'interno del titolo. Rockstar rimarrà a guardare o minaccerà legalmente anche gli autori di queste iniziative? Nintendo, mentre ci avviciniamo al periodo del Black Friday, ha annunciato che a partire dal 18 novembre, questo giovedì, l'eShop vedrà una nuova ondata di sconti dove più di 1000 titoli saranno scontati fino al 75%. Non si sa ancora la lista completa, ma in copertina si intravedono Sonic Colors, il secondo Ori, Tony Hawk's, Xenoblade Chronicles, Super Mario Bros. U Deluxe e anche The Witcher 3. Tenete gli occhi aperti perché potrebbero arrivare delle belle offerte. Ieri abbiamo parlato delle risposte evasive di Doug Bowser, ma anche Phil Spencer non scherza. Ieri infatti il capo della divisione Xbox di Microsoft, intervistato da GQ, ha affermato che l'esclusività Xbox di un titolo come The Elder Scrolls 6 non dipende dal voler fare un dispetto alle altre piattaforme, ma indica la volontà di voler proporre la migliore esperienza possibile all'utenza, situazione che può avvenire solo su un ecosistema Microsoft, tra Game Pass e Xbox Live. Vi ricordate quando Bowser affermava che la 3D All Stars era un'iniziativa a tempo per enfatizzare il lato celebrativo dell'operazione? Ecco, per me siamo più o meno sullo stesso livello, come risposta mi fa molto ridere. Comunque, se ne avete l'opportunità, recuperate l'intervista, perché fa chiarezza dietro alle strategie di Microsoft riguardanti Xbox e il Game Pass. Ma passiamo alle notizie del giorno. So che molti di voi sono rimasti delusi da questo 2021 videoludico, ma io vi dirò, in realtà ho giocato tantissimo e mi sono ritrovato tra le mani parecchi titoloni, senza contare il backlog che difficilmente riuscirò a smaltire prima della fine dell'anno. Quindi per me ce ne sono stati di titoli importanti e fresche sono appena uscite le nomination per il GOTY 2021 che verrà annunciato durante i The Game Awards. Lo show presentato da Jeff Keighley si terrà il prossimo 9 dicembre e come al solito sarà uno degli eventi più attesi dell'anno per determinare quale sarà il GOTY 2021. Le categorie sono molte, ma quella che oggi ci interessa è la Game of the Year. Questi sono i 6 candidati e sono proprio curioso di sapere cosa ne pensate. Abbiamo Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank Rift Apart e Resident Evil Village.
Selezione molto interessante, forse avrei tolto solo Ratchet & Clank in favore di un Forza Horizon 5 o per gusto personale di un Returnal, ma capisco che si tratta di un titolo eccessivamente di nicchia. Vi dirò comunque che per me la scelta non è così semplice e prima dell'8 dicembre proverò a fare gli ultimi recuperi, Deathloop e Resident Evil Village su tutti. Voi che ne pensate di questa selezione? Avreste cambiato qualcosa? Chi sperate possa vincere l'ambito GOTY 2021? Ieri c'è stata una stream celebrativa di Microsoft pensata per celebrare i 20 anni dal lancio della prima Xbox. L'evento ha avuto un buon ritmo e ha riservato qualche sorpresa. In chiusura poi c'è stata una vera e propria bomba atomica. Facciamo riassunto. Partiamo dal reveal di Power On, un documentario in 6 parti che ripercorrerà la storia di Xbox dagli albori a oggi. Sarà interessante vedere come verranno narrati alcuni degli eventi cruciali della storia della console Microsoft, tra tutti il disastroso lancio di Xbox One e il problema del Red Ring of Death, che rischiò di affossare per sempre il progetto Xbox 360. Per celebrare poi i 20 anni di attività sono stati aggiunti altri 70 titoli alla lista dei giochi retrocompatibili e, porca miseria, stavolta hanno sganciato delle vere bombe. A giovare degli upgrade su Next Gen ci saranno tutti i capitoli della serie FEAR, i 3 Max Payne, il terzo a questo punto va rigiocato assolutamente, e anche Time Splitters 2 e Future Perfect. Consultate la lista completa perché troverete di sicuro dei giochi di vostro interesse. L'unica nota negativa è che è stato confermato che si tratterà dell'ultima aggiunta alla retrocompatibilità Xbox, e questo significa che alcuni titoli rimarranno esclusi per sempre. Per finire poi Microsoft ha deciso di rilasciare a sorpresa e in anticipo rispetto alla data di lancio ufficiale prevista per l'8 dicembre la beta del multiplayer di Halo Infinite, gratuita per tutti, anche per chi non ha il Game Pass. Poracci, c'è anche su PC, non solo su Xbox, e vi consiglio di provarla assolutamente. Ieri sera sono praticamente tornata ai tempi di Halo 3 su Xbox 360 e senza rendermene conto ho fatto le 2 di notte. E chiaramente non ho più il fisico per dormire così poco, sto distrutto. Su PC Steam ha registrato la bellezza di 270.000 giocatori attivi nelle prime 8 ore di gioco e credo proprio che, come è accaduto per Forza Horizon 5, anche il lancio di Halo Infinite sarà un successo assoluto per Microsoft e il team Xbox. Voi lo avete provato? E chiudiamo tornando a parlare di Nintendo e del buon Doug Bowser che, intervistato dal The Washington Post, ha snocciolato qualche dato sul debutto di OLED e il mese di ottobre in generale. E indovinate un po', Nintendo non se la passa affatto male. Nonostante i dati rispetto al 2020 siano in calo, ma di questo ne avevamo già parlato, Bowser fa notare come questo ottobre abbia visto una flessione di solo il 3% rispetto a ottobre 2020, indicando quindi come il lancio di OLED si sia rivelato più che fruttuoso. Bowser ha inoltre confermato che gran parte degli acquisti di OLED sono arrivati da utenti già in possesso di una Switch, un dato molto rassicurante per l'azienda che potrebbe proiettare Switch verso le vendite complessive raggiunte dalla famiglia di Nintendo DS. E per finire, il presidente di Nintendo America ha anche fornito maggiori dettagli sui risultati di Metroid Dread negli Stati Uniti. Il capolavoro, sì, capolavoro, di Mercury Steam, guidato dalla supervisione di Sakamoto, ha venduto 854.000 copie nel suo primo mese di commercializzazione, il che lo rende il lancio migliore mai avuto per un gioco della serie nel territorio nordamericano. Io l'avevo detto, il 2021 è l'anno della rinascita di Metroid. Quindi la Switch continua a vendere tanto, OLED viene comprata da tutti, anche da chi ha già Switch, e Metroid è già un successo. Però ecco una piccola nota amara. Nonostante Shin Megami Tensei abbia registrato degli incoraggianti dati di vendita nella sua prima settimana di commercializzazione, entrando nella top 10 dei software più venduti nel Regno Unito, i dataminer hanno trovato nel codice di gioco dei riferimenti a delle possibili versioni PS4 e PC, con tanto di possibilità di aggiustare le impostazioni grafiche. Comprensibile la scelta di Atlus di raggiungere una platea quanto più vasta possibile, ma a questo punto dico, perché Shin Megami Tensei sì e Persona no? Il fatto che il popolare spin-off non abbia ancora raggiunto le altre console mi lascia veramente perplesso, soprattutto in vista di un ipotetico porting di Shin Megami Tensei. Voi cosa ne pensate? E questo, poracci, era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video. Voi fate i bravi, riposatevi e nerdate duro. Io sono il Poro Goti, Michele Dread,
Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Oggi passeremo in